c'è ragazzi, c'è, c'è. Non ci speravo, è per quello che ho spento la telecamera, spettacolo. Ho spento, ho detto faccio ancora un paio di lanci e tac, aspio per collaudare, no, per la verità l'ho già collaudata ieri a spinning la, la nuova Blues Road. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Ah, e poi ok, e poi vi devo anche far vedere il pesciolino. Questo qua è quello del video, il ricciocorno schiattoso, ok? E vi avevo chiesto di suggerirmi il nome, adesso poi lo tiriamo fuori, va. Lasciamo, guardiamocelo un attimo, l'aspio. È stato forte perché non si vedeva molto. Ecco, adesso c'è stata una cacciatina lì. Non ci sono molti movimenti, però a fare attenzione, ogni tanto qualche minima movimento c'è. E infatti insistevo in quella zona dove entra il flusso dello scaricatore, e stavo insistendo in quella zona senza risultato. Poi con la coda dell'occhio, poi avevo spento, ho detto faccio ancora un po' di lanci, me ne vado, perché mi conoscete, sapete che non mi piace insistere, fare una pesca statica. Però dato che qui tanto non mi posso muovere e stavo ancora pensando a dove andare, il primo spot della mattina questo, avevo spento la telecamera, ho detto faccio ancora un paio di lanci. Con la coda dell'occhio ho visto in questo erbaio qua un movimento, ma niente di che, qualche ondina. Ho lanciato senza nessuna speranza e attaccato. Peccato perché l'attacco è stato bello, l'acqua si è gonfiata dietro all'artificiale che è questo, il Dobby 4 cm, Dobby ho deciso di chiamarlo, e ringrazio l'amico Philip che me l'ha suggerito. Sì, Dobby è un nome che ci sta. Guardiamo un po' l'aspio. Ostia, guardate che bello che è, coda V, pinne molto ben sviluppate e una bocca decisamente cattiva, un predatore senza denti, però un grosso, un grande predatore, bello, stretto come caratteristiche. Ciao bello, vai pure. Ostia, come caratteristiche è abbastanza simile al cavedano, come caratteristiche di predazione, di caccia. È lì che sta girando. Oh, ciao bello. Collaudata anche la Blues Road a spinning, no, vi dicevo che l'ho già collaudata ieri, subito dopo la carpetta ho messo su questo vettino, mi sono spostato e l'ho collaudata con un cavedanello, però comunque un attacco c'è già stato, quindi non è la prima cattura a spinning. E il Dobby è un artificiale strepitoso, strepitoso, fantastico. Ciao ragazzi,